Buonasera, facciamo una cosa molto interessante abbinata al vino. Di solito il percorso è all'inverso, si abbina un vino a un piatto o a due piatti più altri e stasera, perché mi premeva introdurre un vino locale di un amico, e ho pensato di fare questi due piatti ai suoi vini. Per un vino bianco, sempre a partire dal pollo. Il pollo stasera lo facciamo in due preparazioni, un antipasto e un secondo piatto. Con il pollo metteremo delle verdure di stagione, fave, cicorie, puntarelli, asparagi, e faremo l'insalatina. Come secondo, invece, per il vino rosso ho pensato di fare uno stufato dei cosci del posteriore, abbinato appunto con questo vino. Spero che vi sarà interessante, ci vediamo a piatto concluso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Nannini, sono titolare dell'azienda agricola Colle delle 100 bottiglie, che produce vino e olio in conduzione bio sulle colline di Lucca. Le caratteristiche della nostra azienda è quella di voler produrre vini assolutamente tipici del territorio. Oggi siamo qui con due vini prodotti nei vigneti della Maolina, un bianco IGT Costa Toscana e un rosso sempre IGT Costa Toscana. Allora, questo ecco il piatto finito, il primo piatto, questo bel antipasto a base di petto di pollo. Abbiamo dentro delle puntarelle, delle puntine di asparagi selvatici, anche se non si possono cogliere, ma vanno bene anche l'asparagina verde, non vi preoccupate. Poi ho messo delle fave, dei baccelli, e dei capperini, la salsa a base di acciughe e di aglio. E questo ho messo anche dei conquetti, un agrume, e questi aromi, questi profumi ricordano molto questo vino, molto ricco di profumi, di cose e di aromi, e mi sembrava l'abbinamento ideale. Buonasera, io sono Cristian Soriani, sono il sommelier, degustatore e collaboratore dell'azienda Colle delle 100 bottiglie. Questa sera vi spiego l'abbinamento che abbiamo fatto con questo antipasto. Abbiamo abbinato il Pigne Gialle, è un vino della Maolina, IGT Costa Toscana, con uvaggio di Vermentino Trebbiano, poi ha della Malvasia e del Moscato. Abbiamo scelto questo vino perché ha un'aromaticità così alta e si abbina giustamente alle acciughe, all'aglio e all'aromaticità dell'antipasto. Come secondo piatto abbiamo dei muscoletti di pollo al vino rosso con sedano e cicorietta. L'abbinamento è il Pigne Bordeaux. Pigne Bordeaux, rimaniamo sempre nella provincia di Lucca, alla Maolina, con uvaggio in prevalenza di Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo e il Moscato d'Amburgo. Moscato d'Amburgo è un vitigno con uva bacca grossa, che rimane più, diciamo che dona aromaticità e profumi al vino. Questo vino a 13 gradi è un rosso di ottima beva. Questo è il piatto che abbinerei a questo vino classico lucchese. Ritrovo appunto il grip del Sangiovese, del tannino sul grassino del pollo, sulla preparazione del fondo. In realtà poi non c'è molto, molto grasso, tutto è molto ristretto sulle ossa, sulla preparazione, per cui né farine né grassi particolari aggiunti. Poi ancora un abbinamento classico del piatto è appunto il sedano con il pollo. Se vogliamo anche ritrovare un piatto classico lucchese, no? con sedano e carote, in questo caso ho messo solo sedano per dare molto più interesse alla salsina a fondo, con il fondo di questo vino. Ecco, ho pensato questo piatto per questo buonissimo vino del Colle delle 100 bottiglie. A presto con una degustazione reale tutti insieme. Cin cin da soli non si può fare, speriamo di poterlo fare presto quando saremo tutti liberi. Saluti. A presto per un brindisi vero, reale, come si deve, dove suonano i bicchieri.